No, ragazzi, veramente nel 2023 è impossibile. Le bollette sono alle stelle. Ciao, noi siamo il team D della scuola Angelo Sassi di Solera e parleremo dell'energia rinnovabile. Abbiamo un serio problema. Di recente l'energia costa molto di più rispetto al molto tempo fa e quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa il più presto possibile, perché sennò inizieranno a scarseggiare le solite risorse tipo il nucleare o il petrolifero. Perciò noi dobbiamo cercare una nuova fonte di energia, un'energia rinnovabile, quindi che possiamo ottenere da materiali naturali, che possiamo trovare in natura e in grande quantità, come questa, una paleolica miniaturizzata, che noi dovremmo usare in un modo un po' più grande. Noi come soluzione abbiamo scelto l'energia eolica che sfrutta la forza del vento tramite queste grandi pale, producendo energia e trasmettendola a tutti gli impianti elettrici. Il nostro prodotto in particolare è una pala eolica verticale da poter installare appunto sui balconi o tetti delle case, che sfrutta appunto l'energia eolica per portare energia direttamente in casa. Il nostro prodotto esiste già. E il suo prezzo varia tra i 1.000 e i 10.000 euro. Noi per rappresentare la pala eolica abbiamo fatto una versione miniaturizzata con meccanismo automatico per l'appunto farla girare, ma normalmente funzionerebbe col vento. Collegandola alla casa può risultare una grande fonte di energia. Io sono Cristiano Amato e ho progettato il corpo centrale della pala eolica verticale miniaturizzata con i Lego. Io invece sono Giorgio e ho pensato alla parte della progettazione del robot e alla presentazione. Io invece sono Jacopo e ho aiutato un po' nella presentazione Giorgio e nella programmazione e ho aiutato anche a supervisionare il progetto. Votate per noi e renderemo il mondo un posto migliore con le nostre pale eoliche verticali.